Bonjour, siamo in Francia per la precisione Aleman. Stamattina sveglia all'alpissima, anzi scusate, non è Le Mans. E ho preso il volo tipo alle 7 del mattino, sono super stanca anche perché dopo il volo c'è stato un trasferimento in macchina e poi treno, ora sono le 3 e abbiamo finalmente preso possesso delle camere, ma non per molto, perché ci tocca andare a fare dei sopralluoghi e incontrare tutti quanti, per cui ne approfitto solo per farvi vedere l'outfit of the day. Molto easy, molto estivo, anche se a Milano faceva freddissimo, per cui avevo indossato questa giacca, ma adesso fa troppo caldo per tenerla su. Sotto camicina in lino e levis, scarpe da ginnastica, e sono perfetta per questo clima super estivo. Intanto tour velocissimo della casa. È un appartamento questo, vediamo la vista, niente di super speciale. Camera basic ma molto carina, questo verde mette un sacco di pace. Il bagnetto, e questo è quanto. Siamo al Zenitude e starò qui per una settimana. A quanto pare c'è anche una colazione, a differenza da quanto si capiva dal sito, sembrava invece di no, ma in realtà c'è. Ora scappo a lavorare e ci vediamo più tardi. Non vi sembrerà vero, ma sono passate più di 24 ore da quando ci siamo sentiti poco fa. Cos'è che avevamo detto? Che forse si faceva un giro in questo paesino qua? Oh, non lo so cosa mi passa per la testa quando mi immagino queste cose, quando vado in trasferta, anche perché è impossibile, sugli eventi è impossibile. È già un lusso che alle 23 e mezza sono già docciata, mi sto facendo dei patch per gli occhi, wow, e sono nel letto. Non mi sembra vero, perché di solito in evento a quest'ora qua sto ancora sistemando liste o sto facendo qualcosa per il giorno dopo. Comunque, da quello che sono riuscita a vedere in questo posto qua, non ci siamo, cioè non c'è praticamente niente da vedere, ma forse mi sbaglio. Il centro in sé non è malissimo, però è un po' triste come paesino, essendo tutto intorno a un circuito non c'è molto. La cosa più difficile, complicata, se vogliamo chiamarla così, sono i ristoranti. E probabilmente per questa ragione qua io la percepisco un po' male, perché non ci sono grandi ristoranti, e in realtà oggi a pranzo siamo andati in un posto veramente bellino, prometteva tanto, ma anche lì l'unica cosa che sono riuscita a ordinare è stata un'insalata, che io, che non sono particolarmente capricciosa, se togliamo comunque il fatto che non mangio glutine, sono vegetariana, quindi non sono proprio la cliente più facile, diciamo così, però sono anche una di quelle persone che se c'è un piatto di patate e un piatto di verdure non faccio complimenti, mi va più che bene, anzi sono felicissima, perché le patate le adoro, le verdure pure, ma non c'erano. Non è stato possibile. E poi si fa fatica perché i francesi, l'inglese
non lo parlano. Quindi ho preso questa Pokeball, ma qui abbiamo un altro tipo di problema. Cioè, sono riusciti a rovinare una Pokeball mettendo una salsa che non so nemmeno come chiamare. Sono sconvolta. Comunque, fortunatamente in questi casi ho sempre a portata di mano i miei cracker. L'insalata l'ho mangiata anche se non mi piaceva. L'ho mangiata perché, uno, non mi piace sprecare il cibo e due, non avevo scelta. E sto andando avanti di insalate senza proteine perché le proteine o sono pesce o sono carne. Non ci sono i legumi, i formaggi, boh. E quindi sto un po' facendo fatica. Almeno grassi e carboidrati ci siamo. E a colazione ho fatto il carico di proteine. Domani però. Il piumino sembra sporco. Ma io non sono stata a sporcarlo. Comunque parliamo di questo hotel. All'apparenza è veramente carino, ma se andiamo a studiarlo bene, no way, non lo prenderei mai nella vita. No, e non lo consiglio per niente. A parte che costa un sacco di soldi, in teoria è uno studio, cioè è una sorta di appartamentino con cucinino, però cioè, a me non sembra per niente pulito. Cioè, è un attimo una prova per me, nel senso, è una prova di sopravvivenza e di adattamento e mi ci vuole ogni tanto perché sto facendo questo lavoro in cui smetto di essere così fobica dei batteri, dei germi, sporcizia, perché diciamo deve esserci proprio una situazione brutta brutta messa proprio male per essere cattiva, diciamo, per la salute, però in queste condizioni qua normalmente non starei benissimo, però sto facendo un grande lavoro su di me e quindi me ne sto facendo una ragione, ma non ci siamo. La doccia non è super pulita e comunque la cucinina, meno male che non la devo usare perché è in condizioni un po' poco igieniche. Mi sembra di essere qui da un mese, ma in realtà è solo la seconda notte. Comunque, basta. È tutto per oggi, non sono riuscita a portarvi in giro perché alla fine questo è quello che succede, la mattina si va a lavorare, non si torna fino alla sera tardi, poi magari si va tutti a cena insieme, non è che mi posso mettere a tirare fuori la telecamera e quindi non vi ho portato in giro, magari nei prossimi giorni, magari domani, dopodomani, non lo so, non sto nemmeno riuscendo a fare sport, per cui perfetto. Tutto regolare. Detto ciò, buonanotte, chiudo le trasmissioni e magari ci vediamo domani. È troppo tempo che non ci vediamo e non ci parliamo. Siamo a giovedì sera. È passata quasi una settimana da quando sono qui, non vedo l'ora di chiudere questo evento. C'è una cosa positiva? C'è una cosa molto positiva, i miei capelli. Sto usando il Dyson di una ragazza che è qui con me a lavorare e lo sto amando, è veramente bellissimo, è l'invenzione più bella di sempre. E poi, cos'altro? Cos'altro c'è di positivo? Boh, che adesso sto uscendo a fare una passeggiata, finalmente andiamo a scoprire un po' il luogo. Poi, cos'altro vi posso dire? Oggi ho rischiato di creare un danno enorme perché
preso delle cose a colazione da tenere per sabato mattina che non riuscirò a fare colazione e il frigo era spento. Nel tentare di accenderlo però ho acceso i fornelli e non il frigo. Pensate quanto sono rimbambita. E sopra i fornelli c'era anche il bollitore appoggiato. Fortunatamente non sono uscita subito dopo averlo acceso, per finta, e ho sentito, perché sono molto sensibile agli odori, e ho sentito questo odore di piastra che si stava scaldando. Mi ho detto, io non ho acceso la piastra, il phon non sa di niente, cosa sta succedendo? Al che mi sono accorta di quello che stava per accadere e sono tipo rimasta terrificata, ma ho salvato tutto in tempo e non ho fatto danni. Fortunatamente, adesso andiamo a fare una passeggiata, vediamo cosa offre questa cittadina. Questo è il fiume Start. E quello che faremo adesso è proprio una passeggiata qui. Comunque l'outfit di oggi, anzi di stasera, top fucsia e jeans. Yay, che bello! Finalmente si toglie un po' di nero di dosso. L'orario di chiusura del parco sarebbe già chiuso. Se. Quindi non faremo il parco, perché sembra poco raccomandabile entrare dentro un parco quando è già chiuso. Però una sbirciatina gliela voglio dare. Vogliamo parlare della pace che c'è dentro questo posto. È la meraviglia. Wow. Non me l'aspettavo. Certo è che, essendo più vicino al circuito, ero proprio in periferia. Wow. È stupendo. La scelta mi sa che ricade sull'indiano. Yum. And the police came round and said, I said, you've got the photo. Yeah. They're sussing it out for the big person. La mia pancia ora è in pace. Io sono una di quelle persone che
anche in estate ha bisogno di mangiare qualcosa di caldo. E siccome non mangiavo qualcosa di caldo da diversi giorni, stasera ne avevo proprio bisogno. E devo dire che questo riso con le lenticchie è stato veramente quello che ci voleva. Mi sono sentita talmente carica che potrei ricominciare a lavorare, ma non ne ho minimamente voglia. Adesso mi faccio un'altra passeggiata verso l'hotel, sono a quasi 2 chilometri dall'hotel, e poi vado a dormire. Ne approfitto nel fatto che non c'è nessuno, così andiamo a scoprire un po' gli spazi. Questo è il piano terra, ci sono le scale. Questa è la sala a colazioni. Tra l'altro la colazione è poverissima. C'è una sala lavanderia, mi sa. Andiamo a vedere. Wow! Già. Perfetta come anche questo hotel. Una cosa che invece apprezzo di questo hotel. Sto correndo per le scale perché sono un po' freak e non voglio prendere l'ascensore con qualcuno che non conosco in questo posto. Stavo dicendo, la cosa che apprezzo di questo hotel sono le porte. È veramente lentissimo a chiudersi e non sbattono. Nemmeno quelle della stanza. Sentite? Perfetto. Questa è una cosa fondamentale in un hotel perché ovviamente le porte che sbattono non fanno piacere a nessuno. E a me è capitato di stare dentro un hotel dove, anzi più di uno, dove mi hanno dato la stanza attaccata alla porta d'emergenza e continuano a sbattere tutta la notte perché la gente poi non sta bene, esce, entra, lancia le porte, sbatte le porte tutte le ore, non importa che gli altri stanno dormendo. Comunque quello, il danno che stavo per fare oggi è questo. Non lo so per quale strana ragione ho pensato che queste manopole fossero quelle del frigo, perché i frigoriferi si accendono da qui. Perché ho dovuto pensare che fosse questa? Le ho accese tra l'altro. Ah. La cosa che mi ha salvata dal disastro è stato il fatto che nell'accenderle, sì, le ho girate sull'uno e quindi non avevano quel calore intenso da sciogliere il bollitore. Comunque ho rubato dello yogurt e della purea di frutta a colazione e mi sa che me la mangerò adesso per domani mattina. Oh, questa pesca è andata un po' male, andrò a rubare dell'altra frutta giù a colazione. Adesso mi mangio questo vasettino qua, tisanina, magari mi metto a montare un video, anzi il video per settimana prossima, e intanto sono super felice di questo giro, veramente è stato stupendo, non me l'aspettavo così carina questa cittadina.
veramente deliziosa. E comunque, sì, vediamo quanto ho fatto di passeggiata, perché sento di aver camminato tanto, tanto. Ho fatto 9.712 passi, di cui penso tutti 9.000 stasera. 712 li avrò fatti tra stamattina e prima della passeggiata, perché non ho camminato molto. Io in evento, quasi sempre, non sempre, ma quasi, sono la donna delle liste, mi chiamano. Quella persona che vedi perennemente, costantemente, a tutte le ore, anche nella notte, sopra un computer che sta facendo liste. Io sono quella lì. E mi prendono sempre tutti in giro, però in realtà non è una cosa che mi dispiace. Non vedi molto quando sei la donna delle liste, però quasi sempre c'è un'anima pia che mi porta in giro, mi fa vedere a cosa sto contribuendo, e quindi è successo anche questa volta e sono più che contenta. Non ho nulla di cui lamentarmi, se non il caldo, ma quello è un problema costante. E le ore di lavoro sono tante, sì, perché in evento si lavora tanto, perché non si può fare altrimenti, e lamentarvi di questo significherebbe andare contro il fatto che faccio questo lavoro, quindi bisogna mettersi l'anima in pace. Detto ciò, sono anche grata di essere tornata sana e salva a casa, anche perché, anzi, in hotel, perché questa zona, adesso ho capito, non è proprio una delle migliori, è una di quelle più in periferia, vicino alla stazione, quindi non il massimo per avventurarci, sì, la notte. Detto ciò, sono in hotel, quindi tutto bene. Ora tisanina, doccina e nanna, perché domani di nuovo si inizia prestissimo. Sono finalmente riuscita ad uscire per una corsetta, sono a metà, mi sono fermata per scattare delle foto, ma è bellissimo qui e sono felice di riuscire almeno a farmi una corsetta in tutta questa settimana. Buongiorno, è l'ultimo giorno, il giorno della partenza, ed è arrivato il momento di fare anche un punto della situazione valigia, ma prima di tutto l'outfit. Sto indossando le scarpe da ginnastica e jeans a vita alta, una cintura beige e questo top blu viola. Parliamo di come è andata la valigia. Devo ammettere che ho portato un po' troppi vestiti, perché questo è il terzo outfit che uso questa settimana, perché in realtà mi dimentico sempre, in evento si fa sempre tardi, per cui la sera o si mangia dove capita oppure si va in un ristorante, ma si va direttamente con i vestiti della giornata, perché si è talmente stanchi ed è talmente tardi che non si ha quasi mai voglia di tornare in hotel per fare il cambio. E quindi è andata proprio così questa settimana, non ho usato il 70% degli outfit che ho portato per la settimana, e va bene così, è andata comunque bene. Adesso sto uscendo per farmi un'ultima passeggiata prima di andare via, e ci sono due cose che mi sono dimenticata di portare. Non ho portato il phon, ma quello mi hanno salvato le mie colleghe, e poi non ho portato i rasoi. Terribile, terribile. Ho fatto una settimana in cui meglio non pensarci, e va bene così. Però poi per tutto il resto sono stata bravissima, creme, maschere. Ho fatto anche la maschera l'altra sera e ho usato quasi tutto. Lo shampoo ne avevo portato pochissimo, ma mi è bastato, stranamente. E sì, sono proprio soddisfatta, diciamo, a grandi linee della mia valigia. Adesso usciamo, andiamo a fare un piccolo giro e poi si parte. Questa settimana è veramente volata, e anche se sono molto stanca, torno a casa felice.